La figura di Franco Marini, abruzzese indimenticabile, è stata ricordata in un convegno organizzato dalla CISL sull'eredità umana, sociale e politico-sindacale di un uomo che alla terra d'Abruzzo, alle tante tematiche locali e nazionali, ha dato tanto. Abruzzo, sindacato e politica, le sue passioni. A più di un anno dalla morte in regione, in tantissimi hanno voluto ricordare la figura di Franco Marini, scomparso a febbraio del 2021, ex presidente del Senato, segretario generale della CISL, segretario del Partito Popolare Italiano, ministro del Lavoro. Tantissimi ruoli svolti in carriera da Marini, che però non ha mai dimenticato. Dimenticato il suo territorio d'origine, anzi, è sempre stato legatissimo alla sua terra, San Pio delle Camere. Figlio di un operaio, Franco Marini è stato anche un grande alpino. Franco Marini rimane un pezzo di storia esaltante e straordinaria della CISL, del sindacalismo confederale italiano, un grande uomo delle istituzioni. La forza delle sue idee, l'impegno verso lavoratrici, lavoratori, ma anche un grande impegno politico fa di lui una figura importante della storia democratica del nostro paese e del popolarismo cattolico. Presente anche Davide, il figlio, un ricordo il suo certamente più personale. Mio padre, noi, tutta la famiglia siamo attaccatissimi al territorio e all'Abruzzo. Lui ha vissuto tutta la vita sindacale e politica partendo dall'Abruzzo e fino a quando ci ha lasciato, ha frequentato sempre le nostre terre. Marini chi è? Una persona figlia del popolo che attraverso l'impegno sociale è arrivato a diventare una risorsa della Repubblica e dello Stato. Non ha mai dimenticato di essere stato un sindacalista, ha fatto il contrattualista, colui il quale coltivava il merito sempre davanti ad ogni responsabilità. Quando ha fatto il ministro del lavoro, quando ha fatto il segretario di partito, quando è stato deputato, senatore, presidente del Senato e anche quando fece quella straordinaria, purtroppo non riuscita, candidatura alla presidenza della Repubblica, se ci fosse stata un'Italia capace di valutare, nutrita dalla pubblica opinione, lo avremmo avuto presidente della Repubblica.